Il libro di Mario Biglino, Il Dio alieno della Bibbia, è un libro molto interessante, Uno Edizioni, l'editore che ha pubblicato questa bella opera. Ovviamente c'è chi si scandalizza a sinistra come a destra, quindi magari comunisti, marxisti, materialisti dell'ultima ora che non sanno che invece molti esponenti di sinistra in passato si erano avvicinati al tema dell'ufologia, da Dante Minazzoli, giornalista argentino, nonché scrittore trotskista che aveva pubblicato il libro Perché gli extraterrestri non prendono contatto pubblicamente, a Peter Colosimo che era chiaramente di sinistra. Però si arrabbiano ovviamente soprattutto i cattolici più integralisti, perché non gradiscono questo strano ovviamente a loro fra la rilettura ufologica della Bibbia. In realtà non è che è la prima volta che questo viene fatto, perché dagli anni 50 che diversi autori in tutto il mondo, a iniziare da quelli americani, avevano cominciato a rileggere alcuni episodi biblici in chiave ufologica. Il noto astronomo Morris Jessop, che tra l'altro morì in circostanze misteriose, o addirittura Desmond Leslie, il lord amico di George Adamski, che aveva pubblicato effettivamente diversi studi in questa direzione. In Spagna, devo dire, ci sono stati diversi ricercatori che sono tornati negli anni passati su questo filone. Per esempio nell'83 Manuel Gomez Marquez aveva pubblicato un libro intitolato Un extraterrestre llamado Dios, un extraterrestre chiamato Dio. E poi Santander Batalla nel 77, un altro ricercatore, aveva pubblicato il libro Fu Jehova un cosmonauta, quindi fu Jehova Yahweh un cosmonauta. E ancora Abe Kreutz, questo nel 1980, pubblicò Los extraterrestres en la Bibbia, gli extraterrestri nella Bibbia. Poi negli anni comunque passati diversi ricercatori si sono avvicinati a questo tema, per esempio Dei del nuovo millennio di Alan Alford, che è un monumentale compendio di informazioni sopra le grandi civiltà dell'antichità. In realtà che cosa aveva fatto? Aveva passato così in rassegna le principali religioni, vedendo com'era raccontata la creazione dell'uomo. L'autore aveva esaminato a fondo la Genesi biblica e ne aveva dedotto in forma documentata tutta una serie di cose, ma la conclusione era comunque che esseri super civilizzati avevano manipolato il DNA delle specie animali per creare i primi esseri umani. È un'idea che in realtà noi abbiamo trovato magari accennata, magari anche solo velato, magari in maniera più diretta, a cominciare dal francese Robert Charroux, che era un esoterista che scriveva sul finire degli anni 50 e agli inizi degli anni 60, che si lamentava che poi un albergatore svizzero gli avesse copiato le idee. L'albergatore svizzero era in realtà il notissimo Erich von Däniken, che negli anni 60 ha pubblicato diverso materiale, addirittura anche un documentario di Aaron Ryan riprese le sue teorie proprio su questo, sul fatto che gli antichi dei fossero in realtà extraterrestri. Ma anche Raymond Drake, inglese, aveva pubblicato un libro che suona come Dei astronauti nell'antico Israele. In Spagna il libro è stato ripubblicato nell'81 col titolo Dioses y astronautas e nell'antico Israel, in cui si diceva proprio questo, che gli Elohim, cioè gli dei, erano scesi sulla terra, avevano mantenuto relazioni sessuali con le figlie degli uomini, quindi è l'episodio della Genesi. La conclusione di William Drake era che questo popolo degli Elohim, questi visitatori spaziali, cioè gli dei, avevano poi, dopo essersi accoppiate con le donne della Terra, l'episodio della Genesi, avevano poi creato queste generazioni, avevano creato un popolo di nomadi, riferendosi ovviamente agli ebrei, un popolo tutto per loro. Ma anche Salvador Freixedo, un ex gesuita ispano-americano convertitosi all'ufologia, aveva pubblicato nell'85 a Madrid un libro intitolato Israel Pueblo Contatto, quindi il popolo di Israele come popolo contattato, e il Dio di Israele avrebbe sottomesso questo popolo a una quarantena di carattere genetico. Questa sarebbe la famosa, il famoso episodio dell'esodo di 40 anni nel deserto, e questa quarantena sarebbe stata voluta da questa entità, o addirittura da gruppo di entità, diceva Freixedo, proprio per creare questa razza particolare, anche se poi Freixedo ovviamente non riteneva che fosse un dio, anzi aveva parole molto di fuoco verso lo Yahweh biblico, che lui chiamava un torturatore che aveva martirizzato per 4.000 anni il popolo ebraico.
Vogliamo ricordare anche Joseph Blomrick, un ricercatore della NASA che ha scritto, il titolo italiano era Il cielo si aprì, in spagnolo era Ezequiel vio una nave extraterrestre, Ezequiele vide una nave extraterrestre, ha ripreso la visione biblica di Ezechiele ricavandone una ricostruzione di un oggetto molto particolare che secondo lui era una nave spaziale. Poi voglio ricordare un altro spagnolo molto noto, José Benítez, che ha pubblicato tantissimi libri di ufologia, che nel 97 ha scritto il libro Los Astronautas de Yahvé, in cui negli astronauti di Yahvé si parla di un esperimento genetico della Bibbia, e partendo da questa tesi, rifacendosi anche a Freixedo e a Raymond Drake, Benítez sostiene che questo esperimento si sarebbe prolungato persino ai giorni nostri, dando così la nascita, facendo nascere un popolo controllato dagli extraterrestri, e lui in questo ci metteva persino Gesù, quindi potete immaginare la Chiesa come sia stata contenta di questa interpretazione. L'ultimo libro è quello di Andreas Faber-Kaiser del 1971, Sacerdotes o Cosmonautas, Sacerdoti o Cosmonauti, in cui il ricercatore esamina tutta la storia dell'umanità alla ricerca di prove di questo tipo, cioè di interventi tecnologici degli extraterrestri, e particolarmente si sofferma sugli interventi di Yahvé e sul popolo eletto in questa sua prima storia di quella che viene definita dei paleocontatti.